Ciao amico mio, come stai? Voglio raccontarti una storia, la storia di noi due, la nostra storia, in questo lungo viaggio fatto insieme. Voglio parlarti adesso, anche se sono uno sempre per strada, e anche tu sperduto in mezzo alla tua vita. Dal 72 chiuso la Badia, e c'era Mario Balducci, però che ci faceva italiano a cosa. E con Sergio, lui era già al primo anno, aveva finito e faceva. Poi, quando sorginò, io ci andai a Firenze, poi ho allentato un paio di volte, ho provato a chiamarlo, rispondeva, insomma, allora, tant'è vero, allora gli dico, quando lo senti, salutalo. Però pensa, io a Firenze ci vado anche spesso, perché lei magari va a fare una girata, negozi, eccetera. Tra l'altro l'anno sorgi, sta su alla Badia o sì, sta giù? Sì, però lui tutti i giorni è a Sesto Fiorentino, che è preside di una scuola, di un sì, la scuola di un istituto degli scolotti a Sesto sì. Fiorentino. E anche ieri io ricordo, che parliamo, ti dico che cosa ricordo di te, di tua mamma di tuo padre. Sì. E stavo dicendo a lui, Salvatore, c'è ho detto, questa... vennero da Ischia di Castro a Poli, suo padre, sua sorella e il fratello piccolino. Con la 500 e la Verdina. Ma come fate? Ma allora scusa, come fate anche per te? E vi ricordate? Allora tu avevi la fascia, quando arrivava la posta lui se la metteva sopra, sotto la fascia e io facevo, leggi, no? Devo aspettare un po', perché l'attesa mi fa piacere. E poi leggo la lettera. E la leggeva. Paolo era... Poi vennero i suoi. Come Paolo, io venivo... Come fai a darti le sue, signora povera, estremamente povera? Vennero i suoi e assaggiai la mia volta. I ricciarelli portarono una faraona. Una faraona? O un fagiano. Un fagiano. Ecco. Mamma mia, il fagiano. E poi tutti i panforte, ecco, che non avevo mai visto. E ora te lo ricordo. I ricciarelli. Esatto. E il vino santo. Vincenzo. Sì. E quindi per me fu un impatto felicissimo. La mamma sua, suo padre. E ce le portò cosa, Carlo? Perché il babbo non c'aveva la volta, non c'aveva la patente. Non guidava. Quindi ha un ricordo, diciamo, sempre positivo, signora. Di Siena. Siena e... Ma allora che c'ho io? Perché tante volte non me le ricordo? Eri più ragazzo, Eri più ragazzo di me, primo. Sì. Ma allora, secondo, probabilmente la mia forma mentis mi porta, ma anche tutt'oggi, ho fatto un'omelia in una chiesa per un amico che era morto e ho ricordato certe cose alla moglie, che era compagna mia. Cioè, guarda, io non mi ricordavo queste cose. E poi ho detto alla gente... Dico, io ricordo i posti di qui, è come se vedessi tutte le persone sedute, ma signora stiamo parlando di 60 anni, perché io avevo 8 anni quando ho incominciato a servire messa, ce n'ho 73, facciale il conto. Io ho una archivistica, diciamo una mente archivistica fenomenale. Venite di qua. Sì, questa, la memoria è... Uno deve essere dotato. Ma io mi aggrappo, perché la memoria mi fa sentire ma vivo. Ma lei esercita? Sì, molto, perché ho insegnato tanti anni, latino e greco. Poi segniamo, aiuta molto. Chi viene, vieni. A mantenere i neuroni. Sì, sì. Io tante volte non me li ricordo, anche lui quando è stata fuori una mi diceva la cameretta deve lì, deve là, io non me lo ricordo. Come lui studiava era una cosa, e l'ho raccontato perché poi quando ti restano fisse certe immagini, io, ecco, la fotografia. Allora lui non amava mai studiare con la luce del sole. Chiudeva le imposte e accendeva il lavagiù. È vero? Io alla notte aprivo tutte le finestre. No, questo, la notte dormivo per 4 minuti, non ricordo. Dormivo con le finestre. Invece lui mi ha dato il senso della musica classica che io non avevo. E si sentiva lì, c'era quella... E lui, di Beethoven, eccetera, lui mi ha... Se no io no. E poi lui... Ci dobbiamo fare una cantata. Certamente, guarda.
sentivo nel disco e poi andavo, perché era 10 metri dall'armonium. Sì, sì. Poi andavo di là e risuonavo subito. Sì, sì. Lui poi... A orecchio. Sì, e io ricordo quando lui suonava la Bach, la fuga, a Ovada. A Ovada era quando l'uomo arrivò sulla luna. Noi stavamo a Ovada. E lui poi aveva una mente musicale e lui faceva la musichetta e la riteneva in un modo diverso. E poi ancora più, e poi ancora. Ma quando uno parla, uno dice. Ma studia quando eri in questo. No, ma mi ha studiato musica lui. No, ma studiavi le altre cose insieme? Beh, ognuno aveva la sua camera. A Firenze no, sì. Noi per dormire avevamo ognuno la stanzetta sua. Ma anche per studiare. Però la ricreazione la facevamo insieme, oppure i lavori si faceva. Il garage, te lo ricordi quando con la carriola. E c'è ancora. E c'era Silvano, te lo ricordi? E Silvano. C'è ancora così. Allora, non si ricorda Silvano. Silvano qual era? Allora, ascolta. C'era Vittorino e Silvano, erano i due costruttori che noi facemmo nel giardino, ti ricordi avanti? Nel chiostro. E allora facemmo il garage, perché padre... noi andavamo a fare il bagno alla moneta, sì, me lo ricordo. E poi da lì adesso c'è una stradina stretta, però asfaltata, e vai a finire sulla strada Mentorella e Claudio, no, dimmi come tu, si chiama quel paese. Allora, bene. Va molto. Tu come stai? Ah, va molto. Ma io mi ricordo si camminava a Parigi. No, per... Palestrina. Sì. Ti ricordi Palestrina? Sì, sì. Che una volta andammo a piedi in quel monastero, certo, di Francescani, certo, con padre Boccaccio, e mangiamo una colazioncina così. Sì, io tutto me ne ricordo. Massimo Coloso. Massimo mandata fuori. Sì, di quale? Stiamo. Ti mando il numero Ovada, di telefono. Quando ti mando siamo stati a Ovada. Che è un amico. Guarda, me ne ricordo poco da fratelli di Mare Boccaccio. Sì. Ti mando ma il numero. Ma dove sera però? Diciamo, non ci dormiva lì. Dove si dormiva? Chiamato proprio suo. Va bene. Senti, Ovada. Sì. C'era il Piazza San Domenico. Da una parte c'era la casa. Sono contento che c'era la chiesa con il chiostro di domenica. Noi dormivamo nella casa. Ti manderò con WhatsApp il numero di Massimo. Però Boccaccio non stava con noi. Un abbraccio. Stava da fratello. Le volte facevano il miele loro, facevano. Sì. E smielammo, ti ricordi che mangiavamo? Sì, così? sì, questo me lo ricordo del miele. Ma per ritornare ecco alla Mentorella. C'erano i preti polacchi, sì, io mi ricordo era solo alto che si vedeva giù la vallata di acqua, eccetera, però ci mettevamo tre ore per andare su. Questi sono due ragazzi, questa era la campagna, la piazzuola della Mentorella. Sì, esatto, che si ma vedeva. Ma vi mostro ancora, ecco, Subiaco. Sì, quello volevo dire, sì. Subiaco, si veniva dalla Subiaco. Poi portava tutto. Una volta nevicò. Ma Luciano era resistente, sì, per carità. Io no. Che andava giù a pallone, serio? Sì, e giocava bene? Avevo mandato le foto del campo sportivo, degli spogliatori, quando sono stato fuori. Dovevamo stare lì io e mia moglie un quarto d'ora, per fare sono rimasto 4 ore. Centimetro, mattonella per mattonella, le camerette di tutti, sono entrato in tutte le camerette. Sì.
Te ti ricordavi dove te, tutto, dove... Tutto, tutto, e ora fa sta scelta. Ora niente, ci sono due preti, anziani, 80 anni, scolotti, guarda. Tutte le camerette sono piene di letti al castello perché ospitano gli scout. Ah, sì, 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 questa è la questa non io ce la foto proprio. Con le mie stare là un giorno una notte, Luciano, ti faccio vedere invece quella che ho io. C'è la cucina, c'è tutto. Che forse ce l'avrai anche te. E un po' di emozione c'è stata perché poi vedi lui parla bene, lui parla... ma io per me è stato un anno difficilissimo, lì decisi la mia vita in quell'anno. Quindi, per questo mi ricordo Paolo, non c'è una foto che mi vedi solo. È vero. Ma tu venivi anche da una situazione familiare che non era. No, ma io mi ricordo sempre quando c'era a Firenze, Pompilio, quando eravamo a Firenze, che gli morì la mamma, padre Monti diceva sempre: e Fabio. Ti vedi sempre in un guscio d'uovo, poi nel momento ti scopri, quindi ti scopri e non sai che pesci prendere, aspetti sempre che la campana suoni da una parte o dall'altra, ma non suonava mai. Che anno era quando è morta ancora mamma? Ah, 65. Era appena si era a Firenze. Ecco, non so se ce l'hai questo. Però è stato... Quindi noi vivevamo in una comunità... Fatela mandare. Dove sei? Dove sei? Mo te la mando, perché io non è che sia bravo in queste cose. Lui è bravo. Siamo noi. Questo lì era? Questo qui? Era il parroco dove fummo ospiti, che era amico di Boccaccio. Era una strada di montagna. Ma questo, questo era un prete? Ma sì, su, era il parroco. Quello anziano, su. No, 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 detto qui. Non so se ce l'hai questa cosa. Ma dove si andava qui? Dove siamo? In campagna, le passeggiate, facevamo... Ma di Apoli? Non è... Ah, Ovada! Vicino Ovada. Ah, sì, 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 sì. No, questo non ce l'ho. Questo Grillano, c'è. Vicino a Mornese. Perché... Il parroco di Foli era uno grosso, veniva da Don Vincenzo, no, signora, ma come fa a chiamare? E quando parlava, calcava l'ultima consonante. Ah, quello gli ho detto che poi ci siamo visti! E noi ridevamo. Eravamo ragazzini, loro 14 anni, 15 anni. Ah, no, quasi ma non conosce, davvero. Te la mando poi, se te la mando poi. Chi? Io so che tu vai tu. E tu vi? Questo va su. Ma Fabio, tu come chiedi? Quando c'era a Firenze, che poi tutto quello morì, la mamma e Padre Monti diceva sempre, portava esempio, no? Che uno aveva dato la vita per parlarci dei figli, eccetera. Ma infatti. E per riallacciarmi che dicevi della musica di lui, a Firenze, quindi 13 anni, 14 anni. Qual era la canzone di più sette? Senti la canzone che ti piaceva a te. No, con le ocarine, capito? Con le ocarine, fare con te. Forse la canto. Aspetta, ma... Suona. Vediamo se si può mandare. Ispirazione. Sì, ecco. Condividi, no? Sentiamo, Madonna. Questa era la musica. Le canzoni che piaceva a Damiano. Quando cantavamo sta canzone, Damiano... Vieni qua, Pompilio. Qua, questi sono tutti, o armonium, i cosi, sì, so, questi. 50. Madonna mia ragazzi, io come... Te per la musica davvero... Questo era il complessino... No, qui non c'entra niente Roma, è belle... Era del baffo, qui è bello ritornato. Quindi qua ci sono due fisarmoniche. Questa è del 1956. È Fabio. E questa è la bella Paolo Soprano. Questa è la bella Paolo Soprano. Che complesso era detto Paolo? Quello che suonavo qua nel mio paese. Qui, qui? Sì. Non vedo. Chi era? Che canzone era? Thank you.
era la canzone. Era in alto sorriso. Bravo, di coro, perfetto. No, io ti avevo detto, l'avevi visto, te mi avevi detto di no. Vabbè, ma non mi ricordavo di quel fatto, però... A Fabio. E andai dagli scopi. Che se noi ci siamo ritrovati, lui, compresi gli isolani, sì, è tutto merito suo. Sì, sì, perché lui... Perché lui... No. Se non c'eravate voi, io potevo fare niente. Ma che c'entra? Però ti voglio dire anche per... Ma avevi qualche riferimento per... No, ti è dato da fare e ci è riuscito, ma questo... Io avevo detto, no, perché prima con Nino... Poi io per Zuncheddio abbiamo sentito il numero è stato nessuno sapeva il numero di telefono, sì, di Zuncheddio Serafino. Allora c'è Don Josi, quel cantautore, sì, sì, che canta in tutto il mondo, andò a cantare in Sardegna. Lo conoscono tutti, mi dice, però, ho tutte le personalità, sì, c'è anche il vescovo di Cagliari. Beh, se c'è il vescovo di Cagliari, digli di questo Zuncheddio Serafino, sì, che non è più scolora, possibile che nessuno lo trova. Sì. E il vescovo di Cagliari ci disse lì, allora... E lui è il padre spirituale di una... Lui aveva, ti ricordi che aveva due sorelle suore? Sì. Aveva due sorelle suore. Era il Gesù Buon Pastore. No, lui è... Di Cagliari. E allora adesso fa il padre spirituale. Ed è una razza, come viene RSA. Sì, lui lavora in un'unità, ma è grande. Le persone anziane poco prima di morire. Però ho un piccolo, io ti dico la verità, guarda, di Dio salutamelo, io gli ho telefonato due o tre volte. Cioè, ma è nel suo un pochino si è sciolto, è però mi sembrava di darti... Ma è nel suo carattere proprio, Paolo. Cioè, se tu ti aspetti da lui... come reagisco io a una tua telefonata, te lo scordi, però hai capito, però chissà cosa gli sarà successo, perché tanto lui è avuto, è stato per morire, quindi Se l'è scampata per un tempo con paralisi, quindi adesso io l'ho visto, c'era cioè, il nascosto, c'era così, insomma, non aveva fatto in tempo a togliere il bastone, quindi lui vive una volta mi ha chiamato in videochiamata, io non capisco, no? Capito, gli fanno da mangiare le suore, sì, è un po' solo, è stato sempre solo, ma anche per il carattere che aveva, cioè non era un espansivo. E poi con Luciano ci aveva avuto qualche cosa, capito, erano mondi diversi, non si sono mai sentiti. Gli ho detto, mi dai il numero di Luciano, ma non so dove sta, non so sopra. A Luciano gli ho detto, Serafino, non so dove sta. Non è che... Da 30 euro non ci sono mai. Certo. E comunque ora noi... Sì. Si dice a Sergio, capito? Si va alla mentorella, si va... dove si faceva il bagno, come lì si chiamava? Il tombolo dove si faceva il bagno, la moletta, la moletta, io mi ricordo niente, però se ti ricordi la moletta era più su, invece noi andavamo giù. Dove c'era il molino e facevamo lì il bagno, sì, che c'era un tombolo lì, lì. Che poi costeggiava la strada per andare su alla mentorella. Sergio. Pronto? Ciao Sergio, sono Bombiglio. Si vede? Si vede? Eccoci. Eccoci. Sì. Carissimo. Ecco. Il video di Sereni è in pausa, te capisci, tu sei tutto sereno anche. Ecco. Ma non prende bene da te. Non prende bene qui. Qua siamo in campagna. Tu stai fermo. Adesso sì. Aspetta. Fatti guidare. Suo. Devi accendere lui. Devi accendere la telecamera. Sì, perché. Sergio, devi accendere la telecamera. Noi ci siamo. Una ragazza, va bene. Sergio! Sergio!
Madonna ragazzi! Siamo tutti bianchi! Siamo tutti della stessa età, anche Sergio è 51, Sì, sei 51 tu Sergio? Sì, sì, 51. Sì. Però di faccia è quella, La faccia è quella, certo. Parte capelli. È quella, no. È vero. Ma da quando sei pensione tu sei biancato di più, eh. È vero. Guarda qua. Il lavoro ti manteneva. Ciao Sergio, sono Bompiglio. Ci vediamo a Campi? Guarda che ti sente anche se non urli. Io. Sì. Ti sente anche se non urli. E verrai per il 14 o il 15? 14 e 15 sono lì. Va bene, allora verrò al Calasancio per salutarti di persona. Ah, bene, così poi ci si mette d'accordo se si ha intenzione di fare una rentrée a Poli con tutti gli ex. Non gli ex voto, con gli ex. Va bene, grazie. Un grande abbraccio. Ciao Sergio, altrettanto. Guardando tempi bellissimi. Certo, davvero. Certo. L'hai detto. L'hai detto, sì. Oh, di gioventù. No, Pellegrino, capito? Non abbiamo sentito. Dobbiamo andare a Pellegrino. Certo, Madonna, certo, che certo. Dici? Certo. Qui c'è ora bello, risistemato, c'è un'università di lingue. Lo sappiamo. Via Bolognese. Sì, via bravo. Bolognese 54. Via Bolognese. Sì. Via Bolognese 54. E ci ritroveremo, Sergio, ci ritroveremo. Vai. Ci ritroveremo. Ciao. Mamma mia, l'ultima volta che l'ho visto lui gli regalai un po' di vino. L'hanno ripreso per Peavelli? Sì. L'hanno ripreso per Peavelli? Sergio è un grande. Dove diceva la messa che c'erano i frati domenicani? Ah, camminato. San Miniato. In piazza San Marco? No. Poi il suo... Io dopo questa scandalina. Allora, padre Tarquini, che era assistente di me, non sapevo. Faceva parte del convento. A sentire la messa a lui, come studiolo di abitazione.
con altri cento. Stare qui vicino a te, voglio dirti tutta la mia verità, voglio vivere la grazia che mi dai, e dove andrò se non da te?
puoi. Solo tu mi hai.